Un commento sull'avvio di stagione del Venezia che non ha ancora perso una partita, per vostra fortuna, e che soprattutto non ha ancora subito gol. Abbiamo cominciato così, la difesa tiene bene, è un gruppo che si sta consolidando e certamente tutta la squadra partecipa alla fase difensiva con disponibilità, anche le due punte lavorano molto bene, quindi questo ha portato a questo risultato, ha fatto bene il portiere, anzi i portieri che si sono avvicendati perché arrivano più di uno. E questa è una base solida per affrontare un campionato difficile come la B. Certo che non si può pensare di rimanere con la porta inviolata per chissà quanto tempo, però questo è già un punto di partenza buono. Addirittura l'obiettivo del Venezia è semplicemente quello della salvezza. Assolutamente sì, perché noi 2 anni fa non avevamo neanche un tesserato, siamo ripartiti veramente da zero. E quindi essere in 2 anni solo 2 campionati e essere già arrivata alla B è importantissimo, però perché noi dobbiamo consolidarci in una categoria molto difficile, che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile, quasi 1-2, con tutte le società gloriose che sono salite dalla C e da quelle che sono scese dalla A, quindi è un campionato difficilissimo. Parlando della partita contro l'Avellino di stasera, cosa teme in particolare dei biancoverdi? Diciamo intanto Avellino, nel senso che è un'atmosfera sempre particolare, giocare al Partenio è sempre uno stadio così che include un certo rispetto e un certo timore. Poi Avellino è una buona squadra, Avellino allenatore ne sa una più del diavolo, e quindi naturalmente gli attaccanti dell'Avellino sono assolutamente importanti per la categoria, quindi una serie di cose che ci fa partire con grande rispetto, con grande umiltà di questa partita. Poi vediamo, chiaramente il campo tipo di prevenzione non ne avremo perché siamo solo all'inizio, quindi possiamo giocare le nostre carte senza troppa pressione. Ci sarà un po' di turnover, Inzaghi lo ha preannunciato prima addirittura della gara contro lo Spezia. Beh, essendo una settimana con 3 partite, chiaramente cominciano degli avvicendamenti, qualcosina sicuramente cambierà. Non stravolgerà, ma sicuramente qualcosa cambieremo.